Dopo mesi d'attesa a causa della pandemia, riaprono gli spazi culturali a Roma. Fra questi, Auditorium della Conciliazione presenta una nuova veste concepita e realizzata durante l'emergenza per rispondere alle nuove istanze della città. Lo spazio espositivo è stato incrementato e c'è un'aggiunta di 300 metri quadrati di spazio espositivo e di fatto sarà una galleria su strada, perché prima era collocato a sinistra della sala del coro al primo piano e il primo piano sarà il prolungamento della galleria che nasce su strada. E in questi mesi abbiamo studiato e abbiamo portato all'interno dell'auditorium la tecnologia che ci consente di fare eventi ibridi, eventi virtuali, di fatto veri e propri studi televisivi come abbiamo qui nella sala del coro. Adesso con questa semi-apertura, diciamo, molto relativa, stanno iniziando. Alcuni operatori stanno iniziando a programmare anche degli eventi in presenza. E questa tecnologia di cui ci siamo dotati, sia in sala grande con dei LED, con la possibilità di fare degli eventi in 3D, insomma, realtà virtuale e tutta la tecnologia che oggi esiste sul mercato, siamo in grado di sviluppare sicuramente sull'eventistica, diciamo quello che c'è di meglio sul mercato dal punto di vista tecnologico. E progressivamente abbiamo un calendario che da settembre riprenderà un'attività, l'attività dello spettacolo. E questa è parte della tecnologia che oggi abbiamo sui palchi, sarà utilizzato quindi al servizio anche dello spettacolo dal vivo.